La sfida di Papa Francesco ai credenti e non credenti è stato l'argomento di riflessione e di confronto della tavola rotonda proposta al Collegio Santa Chiara di Alessandria dal Centro di Cultura dell'Università Cattolica e dal MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Due i docenti d'eccezione intervenuti nel dibattito che ha avviato le celebrazioni del cinquantenario del Centro di Cultura, Don Mario Antonelli, vicario episcopale per l'educazione e la celebrazione della fede dell'Arcidiocesi di Milano e Renato Balduzzi, presidente del Centro di Cultura Gruppo di Operatori dell'Università Cattolica. Papa Francesco è arrivato dalla fine del mondo e ha reso il Vangelo contemporaneo, entrando nel cuore delle persone, ma è stato ricordato durante l'incontro, è un Papa scomodo per i grandi della terra. Francesco, che parla al cuore e all'intelletto, si è messo al servizio dei poveri ed è scomodo pure per i populisti, così come per la sfera pubblico-politica che viene da lui chiamata alla coerenza. E ancora, è scomodo pure per molti uomini di chiesa a cui viene rimproverato di vivere in modo mondano. Lo è anche per tutti noi, è stato detto ancora in uno dei passaggi del lungo dibattito che ha coinvolto pure il pubblico presente in sala. Siamo frettolosi davanti al povero che tende la mano, inquiniamo e siamo disattenti alla creazione. Questo Papa sa provocare in modo costruttivo sia il mondo dei credenti che quello dei non credenti, con appelli che strattonano le coscienze.